Fabio Ricci, altro risultato positivo per l'Isernia che allunga questa scia di risultati, 4 partite, 8 punti, insomma assolutamente una buona media. Sì, questa vittoria ci ha dato ancora più forza per andare avanti. Abbiamo lottato comunque su un campo come le altre due partite che abbiamo fatto qui sopra, comunque al limite di gioco, però diciamo che ci siamo comportati bene, siamo molto contenti per questi risultati positivi e dopo quello che è successo qui comunque a Isernia, dopo un periodo un po' di cose che non sono andate per il verso giusto, ci stiamo riprendendo, siamo molto contenti perché abbiamo un gruppo valido di ottimi giocatori e cercheremo di dare al massimo ogni partita. Senti, contro il San Cesario una buona prestazione da parte vostra, soprattutto nel primo tempo dove in più di un'occasione avevate la possibilità di sbloccare il risultato. Sì, siamo partiti molto bene, potevamo anche sbloccare il risultato con il nostro capitano, poi siamo stati sfortunati con la punizione di Abboni e siamo andati in campo con molta grinta perché noi non guardiamo in faccia a nessuno, se è la prima in classifica o se è l'ultima, noi vogliamo conquistare i 3 punti sempre e abbiamo giocato molto bene, nel secondo tempo forse abbiamo un po' calato i ritmi perché su questo campo. Però ecco, quanto è stato difficile giocare oggi su questo campo? Ma molto, perché è pesante, ogni corsa, ogni scatto è un'energia che perdi, però noi andiamo avanti con, oltre con le forze delle nostre gambe, con la forza del nostro spirito e la voglia di giocare a calcio e di fare grandi cose. Tu sei a Isernia da tanto tempo, com'è questo nuovo gruppo, come lo vedi? No, questo gruppo è buono, fatta di gente, di ragazzi seri che vogliono mettersi in mostra, che vogliono dare tutto per questa maglia, perché vogliono, come tutti i ragazzi, vogliono essere rispettati e danno il rispetto per questa città.